Ecco, ti auguro una buona giornata. Cominciamo questa preghiera con il segno della croce che abbiamo imparato recentemente a Međugorje, che è un atto di fede nella potenza della croce del Signore, un'invocazione del suo sangue su di noi, della sua redenzione su di noi. Con queste parole: Signore Gesù, la potenza della tua croce su di me. Signore Gesù, la potenza della tua croce su di me. Sulla mia famiglia. Sulla mia famiglia. Sulla mia città. Sulla mia città. E sul mondo intero. E sul mondo intero. Tutta la frase insieme. Signore Gesù, la potenza della tua croce su di me, sulla mia famiglia, sulla mia città e sul mondo intero. Invochiamo tanto lo Spirito Santo, anche come ci ha insegnato il Papa anche nell'Angelus di domenica, come fuoco che ci trasforma, e diciamo così: Spirito di fuoco, facci santi, presto santi e grandi santi. Spirito di fuoco, facci santi, presto santi, grandi santi. Spirito di fuoco, facci santi, presto santi e grandi santi. Spirito di fuoco, facci santi, presto santi e grandi santi. Ecco, meditiamo un pensiero ispirato al Vangelo di oggi. Oggi c'è un bellissimo Vangelo, che è la parabola del padrone della vigna che cerca operai a tutte le ore. Ecco, tratta da Matteo il capitolo 20, l'inizio del capitolo. Questa parabola è bellissima, bellissima, perché da un lato ci fa capire come Dio desidera che noi diventiamo suoi collaboratori, suoi operai nella sua vigna, cioè nella missione di salvezza che lui compie, soprattutto attraverso Gesù e a quelli che sono uniti a Gesù. E la cosa un po' strana di questo racconto, di questa parabola, è che questo Signore va a cercare operai a tutte le ore, anche all'undicesima ora. Nessuno farebbe così, diciamo, umanamente. E quel che è più strano ancora, che a quelli dell'ultima ora, dell'undicesima ora, dà una ricompensa uguale a quelli della prima ora, che aveva contrattato con gli altri, una ricompensa sproporzionata. E questo ci deve tanto incoraggiare, anche quelli che hanno avuto una parte della vita vissuta solo nel mondo per le cose del mondo, perché anche un giorno solo vissuto per Dio può aprirci un'eternità beata, come è stato per il buon ladrone. Anche un'ora sola, anche un'ora sola. La ricompensa di Dio è sproporzionata, è adeguata solo alla sua misericordia, alla sua infinita bontà. Supera grandemente i criteri umani. Nella parabola questo si vede bene, e anche gli operai della prima ora si meravigliano che il padrone faccia così. Ma è un modo di indicare la eccedenza straordinaria della ricompensa che Dio ci darà anche per poco. Quindi ti invito proprio a coltivare questo proposito, questo desiderio, almeno oggi, almeno un giorno. Voglio vivere per il Signore, voglio lavorare nella sua vigna e fare del bene gratuitamente, perché il Signore sia contento, perché Lui un giorno a modo suo, in modo supremo, possa ricompensarmi. Ecco, adesso ti do la benedizione come un aiuto spirituale per ricordare e vivere questa parola. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Padre Santo, ti ringraziamo tanto che ci chiami a lavorare con te per te. Ti ringraziamo della ricompensa che ci prometti e anche di quella che già ci dai, della gioia di lavorare per te. E aiutaci anche a essere come te, a poter chiamare altri nella tua vigna. Per questo benedico i tuoi figli, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti auguro una santa giornata, ti ricordo questa preghiera di domani sera, faremo la scuola di preghiera davanti alla Chiesa dello Spirito Santo e faremo una meditazione proprio sul cammino di liberazione dal male. Buona giornata. Grazie.